Di che parliamo adesso? Parliamo del musical dei records, sì, possiamo definirlo così, Carlo, perché veramente... È anche più di un musical, è proprio un'opera, una vera e propria opera. Più di 15 milioni di spettatori in tutto il mondo. Torna con il cast originale, esatto. Notre Dame de Paris. Matteo Setti, Vittorio Matteucci, Tania Tucinardi, Leonardo Di Minno,
Graziano Galatone, Lola Pons e Gio Di Tonno. Parte di quel grande, straordinario cast di Notre Dame de Paris, eccoli! Lola. Ciao a tutti, ben arrivati, complimenti, è un ritorno straordinario, meraviglioso. Pensate che sono quasi più di 2 milioni e mezzo di spettatori in oltre 1000 repliche in 40 città diverse. Ci sono già 400.000 biglietti venduti per questa ripresa, è un record. Bravi, bravi, bravi. È un bravo speciale, è un premio speciale. Se mi potete portare, ragazzi, posso approfittare di voi? Mi tirate uno di questi? No, ora tirare no. Ecco, se me lo porti, grazie. Ecco qua. A quello che è colui che organizza, che porta in giro questo spettacolo, che è il grande David Zard. È l'uomo dei grandi eventi. L'uomo che ha portato in Italia superstar come Madonna, Bob Dylan, Rolling Stones, Michael Jackson e che da 15 anni... No, che dicevo, da 15 anni, intanto il premio è un po' pesante, eh? Te lo do dopo, aspetta. Prima finisco a leggerti la motivazione. Dicevo che è questo premio che va a David Zard, che è l'uomo dei grandi eventi, vi ho detto alcuni dei grandi nomi che ha portato in Italia e che da 15 anni si è dedicato al teatro musicale, creando questa nuova forma di intrattenimento, di spettacolo, di opera straordinaria che proprio con Notre Dame de Paris ha conosciuto un clamoroso successo mondiale. Complimenti, David. Grazie. Complimenti per quello che hai fatto per la musica e quello che continui a fare per lo spettacolo. Grazie mille. Ringrazio innanzitutto il pubblico di Verona. Tu sai che qui noi abbiamo fatto 10 repliche di seguito e abbiamo praticamente aperto l'arena a una multiprogrammazione di spettacoli, diciamo, non lirici. Diciamo di musica moderna. Quindi il pubblico di Verona... Noi saremo qui il 1, 2, 3, 4 settembre, prima di voi. E domani ci sarà comunque il debutto a Roma. Quindi... Domani Roma e poi siamo in giro per l'Italia. Credo che lo spettacolo terrà cartello ancora per un paio d'anni minimo in Italia. E direi. Grazie allora, mille. Per te. Grazie. E l'altro va a colui che ha creato questa meravigliosa magia con le sue musiche, con la sua genialità, con la sua arte. Riccardo Cocciante. Buonasera. Buonasera Riccardo. Buonasera. E anche a tutti loro. Giusto. Ti consegno subito il premio. Premio che è proprio l'Arena di Verona. Grazie. Grazie per il premio, grazie a voi. A voi tutti che venite sempre. Grazie ancora. Volevo ringraziare anche gli autori che hanno scritto con me. C'è per l'autore originale che è Luc Plamondon e la versione italiana di Pasquale Panella. Ecco. Il tuo premio, ecco la motivazione per la tua straordinaria carriera che ha spaziato tra la musica e l'opera popolare raggiungendo il successo in tutto il mondo. Notre Dame de Paris in questo momento è in scena in Italia, abbiamo detto torna proprio domani, Corea, Polonia e Francia, solo in questo periodo e poi è un successo planetario. Fantastico. Grazie alla musica di Riccardo Cocciante e alla bravura, alla genialità di questi artisti e a David Zard. Grazie Riccardo. Grazie. Notre Dame de Paris.